prova di forza al termine di una gara intensa, avvincente, ricca di episodi. Che personalità questo Teramo, capace nel momento più difficile di rimettere la freccia e assestare il colpo decisivo al Pontedera, mai sconfitto in casa. Prima con la Padula, 5 minuti più tardi, 81esimo, con lo spunto irresistibile del sostituto Mirko Petrella. Finisce 4-2 per i biancorossi, che in classifica agganciano al secondo posto il Pisa Grandi Firme. Estrema cautela, tuttavia, nelle parole pronunciate al telefono dal presidente Luciano Campitelli. Quindi, insomma, non dobbiamo guardare ancora la classifica, presidente? Ma no, noi la classifica dobbiamo raggiungere i 45-47 punti. Poi quello che viene, viene. Noi siamo una squadra come primo anno che stiamo a fare bene. Siccome ci abbiamo anche un buon rapporto della società, dice siete più forti del Pisa. Io gli ho detto, guarda, noi dobbiamo pensare a Pisa, dobbiamo pensare ad altro, perché altrimenti qui si fa dei pensieri che anche se ci sono, ma ci dobbiamo tenere per noi. Vivarini conferma l'assetto tipo delle ultime uscite, 3-5-2, Donnarumma, La Padula, tandem d'attacco pressoché speculare, il sistema di gioco adottato da Indiani, davanti infatti Grassi funge più da rifinitore alle spalle di Di Santo, terminale della manovra. La partita si accende da subito, il Pontedera sfiora il vantaggio con Vettori di testa su angolo calciato da Grassi, i biancorossi replicano al sesto, Torre di Speranza sotto misura, mancano il tocco vincente, La Padula e soprattutto Scipioni, quindi punizione per i padroni di casa. Cenciarelli respinge corto, destro di Vettori, Perrotta si sostituisce a Tonti, braccia larghe, le proteste dei padroni di casa sono assolutamente giustificate, l'arbitro non vede, meglio così. Sul fronte opposto non sbaglia invece Piccinini di Forlì, mani di Vettori, peraltro già ammonito, rigore ed espulsione del difensore centrale toscano e il primo snodo del match dal dischetto, impeccabile Donnarumma, settimo sigillo stagionale. Teramo in vantaggio, Granata dunque in 10, ma reazione immediata e duplice prodezza di Tonti che sventa in sequenza i tiri ravvicinati di Paparusso e Settembrini. Al 33esimo però arriva il pareggio, conclusione di Bartolomei, Tonti si oppone, pallone vivo, Settembrini un'occhiata in mezzo, cross e testa di Luperini che tutto solo non fallisce, distrazione fatale, l'imbattibilità di Tonti si ferma così a 462 minuti. Il Teramo tuttavia non accusa, palla a terra, ancora un'insidia per i toscani, splendidamente servito da Scipioni, Cenciarelli spreca una sorta di rigore in movimento. E comunque il presupposto per il raddoppio, figlio di un'azione davvero da manuale di Paolo Antonio, ispira, Masullo taglia e scarica per Scipioni che di prima appoggia alla Padula, controllo e sinistro deviato che non lascia scampo a Ricci, palo, rete, sesto gol per l'attaccante di proprietà del Parma che non segnava dallo scorso 28 settembre, trasferta di Sant'Arcangelo. Ripresa, due gialli nel breve volgere di 8 minuti combinati a Diakité, il secondo per mera ingenuità, il difensore Franco Maliano anticipa Settembrini e poi allontana il pallone a gioco fermo, parità numerica ripristinata e nuovo pareggio del Pontedera sugli sviluppi di un calcio d'angolo grazie a questa acrobazia, spalle alla porta di Della Latta, subentrato a Di Santo in avvio di ripresa. Non passano neanche 3 minuti, corner di Paolo Antonio, Ricci e compagni restano a guardare, La Padula ringrazia, doppietta, settima rete come il suo partner Donnarumma, 2-3 Teramo, altro momento determinante, Petrella per La Padula, 4-4-1 di Paolo Antonio, largo a sinistra, minuto 81, Scipioni innesca nello spazio il neo entrato che fa tutto da solo, spunto irresistibile e gran sinistro che incenerisce Ricci, 2-4, che gol Petrella, di altissimo profilo, Pontedera in ginocchio, prima del triplice fischio, episodio davvero singolare, l'attaccante di Pratola, ex Pescara, in ritardo su Caponi, Piccinini di Forlì sbaglia cartellino, salvo scusarsi immediatamente, e da ultimo la perla di Grassi, vanificata dalla segnalazione di offside, lo stesso fantasista in realtà tenuto in gioco da Speranza. Così Pontedera Teramo, avvincente e spettacolare, che partita! Ci salutiamo qui, dimenticavo, premio partita? Non ho capito, io so, questo non lo conosco, forse hai sbagliato con qualche altro. Ho capito. Vabbè, però si avvicina il Natale, tanti doni. Fermati, i doni tanti, le cene tante. Perfetto, allora solo premi in natura, diciamo così. Bravissimo.